Allora, questa scelta dell'Alde vi ha colto un po' impreparati o è stata una cosa che avete, diciamo, studiato in questi mesi? Ma innanzitutto registriamo il dato che si sono espressi quasi 40.000 iscritti, abbiamo un 78,5% di persone che hanno votato e hanno espresso, quindi hanno avuto la possibilità innanzitutto di scegliere su tre opzioni, quindi questo è un primo dato che registriamo e che accogliamo con grande gioia. Siamo a metà mandato, di conseguenza è nell'aria un po' la ridiscussione su titolarità nelle commissioni, cariche istituzionali e anche la stessa appartenenza al gruppo. Senta, però c'è il malumore tra una parte dei parlamentari e anche nella base. No, di fatto non c'è alcun malumore, ecco, ci sono alcuni deputati nazionali. Solo che mi ha raccompagnati. Ma a volte ci sono dei deputati, in questo caso nazionali, che si esprimono senza conoscere bene il funzionamento anche del Parlamento europeo. Purtroppo questa è il dato di fatto, ecco, confondono il gruppo dei non iscritti con gruppo misto, ecco, anche il meglio sole che mi ha raccompagnati, noi abbiamo chiarito tante volte che cosa implichi il confluire nei non iscritti, che equivale praticamente a paralizzare la nostra attività e a non poter più portare avanti invece alcun tipo di iniziativa che possa essere un minimo incisiva. Siamo entrati con l'idea di portare l'Europa in Italia e dunque se vogliamo mantenere fede a quanto abbiamo detto durante la campagna elettorale dobbiamo avere una posizione all'interno del Parlamento che ci permetta di rafforzare le nostre battaglie e continuare a portarle avanti con credibilità e con determinazione. Ma il gruppo dell'Alde rappresenta esattamente l'opposto di ciò che avete proposto in campagna elettorale con i 7 punti famosi. Tanto è vero che lo stesso Verhofstadt aveva detto accettare il Movimento 5 Stelle nel 2014 e i loro 7 punti significherebbe distruggere l'Unione Europea. Beh, guardi, non è esattamente vero, anche nell'Alde ci sono tante sensibilità diverse, ad esempio io con altri membri del Movimento 5 Stelle facciamo parte di all'interno di questo Parlamento di un gruppo che si chiama Freedom of Choice, del quale fanno parte anche alcuni membri dell'Alde, il quale gruppo è focalizzato proprio sulla possibilità di inserire all'interno dei trattati europei un opt-out per quanto riguarda l'appartenenza all'interno dell'Eurozona, quindi ci sono delle sensibilità diversi, sono degli interlocutori con i quali abbiamo lavorato molto bene anche sul tema ad esempio delle sanzioni alla Russia, contro la Russia, alcuni deputati dell'Alde sono a favore, altri invece con i quali abbiamo già collaborato si schierano contro e vorrebbero una revoca. Come sappiamo i gruppi al Parlamento Europeo sono dei contenitori abbastanza vari e sono dei contenitori che spesso hanno al loro interno, come ovvio che sia, essendo tanti paesi, essendo tante delegazioni, degli aspetti e delle posizioni che possono essere quindi anche divergenti, e noi continueremo a lavorare senza mai tradire in alcun modo quelli che sono state le nostre battaglie finora, come ad esempio quella sul TTIP, ma parlo anche insomma della critica dal punto di vista delle materie economiche e monetarie. Noi siamo qui per dare una nostra proposta europea forte, non vogliamo assolutamente che venga meno la nostra identità, che sarà invece preservata visto che ci sarà questo famoso DDM, insomma questo gruppo di questo movimento per la democrazia diretta, che è uno dei nostri cavalli di battaglia e che speriamo possa aggregare anche altre legazioni e altri nuovi soggetti all'interno del gruppo. È una questione di posti fondamentalmente, perché lei mi sta dicendo, io confermo tutto quello che i nostri 7 punti, il referendum sull'euro, l'opposizione al TTIP, le politiche protezioniste, il no all'olio tunisino, eccetera, eccetera, però entriamo dentro perché, come ci ha detto il suo collega poco fa, ci sono i posti di vicepresidente del Parlamento europeo. Non ha proprio detto questo la mia collega, è una questione di prospettive. Lei deve capire che il Brexit, il voto sul referendum del Brexit è stato un cambiamento sostanziale delle circostanze. L'IFDD, cioè l'altra principale delegazione di cui ne faceva parte, che ormai è focalizzata esclusivamente sul negoziato per l'uscita, quindi è una prospettiva di andare via dall'Unione Europea, uscire fuori da questo consesso per dedicarsi a una politica prettamente nazionale fondata su relazioni bilaterali. Il Movimento 5 Stelle, lo ribadisco, non ha mai detto di voler uscire dall'Unione Europea. Para già ha detto che siete stati dalla parte dell'establishment. Ma è una sua opinione, noi la rispettiamo, ma non è assolutamente così, e quello che noi voteremo anche nel corso dei prossimi anni e nel corso dei prossimi mesi di lavoro parlerà secondo me in modo eloquente per quella che riguarda la coerenza del Movimento 5 Stelle. È vero che non tutti del gruppo passeranno all'Alde? Ma sinceramente
queste, insomma, queste specie di polemiche non ci interessano. Io penso che chiunque sia del Movimento 5 Stelle, penso che chiunque sia del Movimento 5 Stelle deve prendere atto che è stata una votazione democratica, la quale con una larghissima maggioranza si è espressa al 78% per muoverci di gruppo. Tutto qui. Quindi se uno chiede nella democrazia diretta e vuole rispettare appunto i suoi risultati, non ha, secondo me, alcuna ragione per poter andare a contestare quello che è stato espresso dalla nostra base, lo deve soprattutto rispettare, altrimenti viene meno anche lo stesso concetto di portavoce. Adesso per la presidenza voterete per Ostat, cade la candidatura di Pedicini. Sono tutte cose che discuteremo, insomma, con il nostro gruppo all'interno delle sedi opportune. Siamo appena entrati, dateci tempo, insomma, di poterci regolare. Se l'Alde dirà no, perché ora manca la decisione prima dell'ufficio di presidenza e poi del gruppo dell'Alde tra oggi e domani. Ci sono state delle trattative, quindi penso proprio che, insomma, ci siano garanzie da entrambe le parti. C'è stato un voto democratico, quindi siamo molto sereni, siamo molto tranquilli e ci conformeremo a tutte le decisioni che verranno prese nelle sedi opportune. Eravate a conoscenza di questo documento, avete partecipato alla sua elaborazione, pensate che possa essere effettivamente la base di un accordo più forte rispetto a quello che avevate con l'UKIP, con i liberali, nonostante le cose che comunque ci sono? Guardi, noi registriamo due dati. Il primo è relativo ai voti, che non svela alcun tipo di segreto, nel senso che se si guardano le votazioni effettuate ad oggi ci si rende conto di come con l'FDD ci sia stata una convergenza di voti nel 20% dei casi e con l'ALDE in circa il 60% dei casi. Per cui questo ci dà fiducia rispetto al fatto che se con l'FDD si sono portate avanti alcune battaglie in comune e con altre si era un po' agli antipodi, c'era divergenza di vedute su altre tematiche, con l'ALDE magari riusciremo ad avere più tematiche in comune, quantomeno a giudicare, no, dei voti, e quindi si riusciranno a portare avanti le nostre battaglie con maggiore forza. Mi viene da pensare all'immigrazione, alla tutela dei diritti fondamentali, all'ambiente, all'energia e via dicendo. Quindi su questo immagino che ci sarà una maggiore convergenza e anche si rafforzeranno, ripeto, le posizioni già espresse ad oggi in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il documento, ecco, noi abbiamo una condizione imprescindibile per l'adesione a qualsiasi gruppo, la nostra libertà di voto, la nostra autonomia. Non possiamo essere sottoposti a un diktat che arriva da un presidente di un gruppo del Parlamento europeo, perché noi dobbiamo rispondere sempre ai nostri cittadini, così come abbiamo fatto ieri ed oggi indicendo una votazione online, e il nostro modus operandi è ciò che facciamo sempre, per cui noi dobbiamo sempre avere libertà di voto e libertà di posizione. Questo è stato messo in chiaro nelle trattative con l'ALDE, dunque è ciò che ci dà la maggiore serenità e la maggiore sicurezza per poter portare avanti le nostre battaglie. Senta, comunque l'inversione a U rispetto all'inizio c'è stata, perché da un partito euroscettico al partito che è stato di Monti. Lo deve spiegare però anche ai suoi elettori, perché è vero che nel blog hanno votato in 40.000, però gli elettori reali sono molti di più, no? Rispetto a quelli che votano sul blog. Ah, guardi, torno a dire, noi la nostra posizione rispetto all'Europa e rispetto a tutte le tematiche non l'abbiamo mai cambiata, né la cambieremo in futuro. La nostra posizione continua a rimanere la stessa rispetto a tutte le politiche europee. Questo sia che si faccia parte degli FDD, sia che si faccia parte dell'ALDE o di qualsiasi altro gruppo parlamentare. Noi manteniamo coerenza con quanto detto finora, per cui se nell'ALDE ci saranno dei punti su cui non si converge, l'esempio classico è il TTIP, noi ci siamo sempre schierati contro e loro invece a favore, noi continueremo a schierarci contro questo trattato di libero scambio con gli Stati Uniti, per cui non è che è una svolta nei confronti dell'Unione Europea, si continua a mantenere la stessa posizione su tutte le tematiche in piena autonomia, come ho detto poc'anzi. Ma scusi, ma allora perché Zanni a fronte non la pensano così? Guardi, non lo so, magari chiedetelo a loro anziché chiederlo a me. È possibile che non vi seguano? Ma guardi, io non penso, perché non è che devono seguire noi parlamentari europei, devono seguire un voto che è stato espresso dagli iscritti. Se rispettano la democrazia diretta e credono nei principi del movimento, nel momento in cui si rimette agli iscritti una votazione e una decisione, poi alla fine si rispetta quella.